Cosa? Per evitare che ci sia l'ammasso di 50-60 lavoratori in un angolo di strada che costituisce una mortificazione alla dignità di chi lavora, ma anche un'immagine non decorosa della nostra amministrazione. Bisogna stabilire, evidentemente, persona per persona, che cosa è in condizione di fare, eventualmente anche sottoponendo a delle formazioni o di aggiornamento rispetto alla qualificazione professionale, e occorre, questo deve fare l'amministrazione. Il lavoratore deve lavorare, se non lavora a casa, ma se lavora deve essere retribuito, come è normale che sia. Se c'è qualcuno nella GESIP che pensa di fare il furbo, quando sarò sindaco a casa. Perché questo è un modo, per difendere e rendere difendibile il diritto di tutti. È un modo per difendere e rendere difendibile il diritto di tutti.